Finalmente è arrivato quel momento. Oggi proviamo la Precious Washer di Makoff. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, soprattutto direi infangato. Tra l'altro abbiamo il simpatico amico di Pialo che ci fa compagnia. Giada. Oggi proviamo, visto che me l'avete chiesto in tanti e siete super curiosi di vederla in azione, la Pressure Washer di Makoff. Non l'ho ancora tirata fuori dal suo involucro perché penso sia una delle, diciamo, degli optional che vengono inclusi nella confezione più fighi di sempre. Come potete vedere, questa sacca impermeabile che sembra praticamente uno zaino da messenger, come quelli che ripieghiamo e chiudiamo. Infatti secondo me è una figata pazzesca sia a livello di design che a livello di qualità, perché penso sia quasi fatto meglio l'involucro che l'idro in sé. Bellissimo, mi spiace solo che non abbia gli spallacci per utilizzarlo come zaino. Ne stavo giusto parlando adesso con Pialo. Andiamo subito ad utilizzarla. Siamo giusto usciti oggi che c'era un fango della vita per sporcare bene le bici e farvi vedere come funziona e come va in azione questa idropulitrice. Vi arriva in confezione così, e all'interno del kit sono inclusi anche una confezione di Makoff tradizionale, quindi quello rosa da un litro classico, e in più anche una confezione di concentrato che vi permette, grazie alla, diciamo, diluizione una volta che avete consumato il primo barattolo da un litro, di avere altri 4 litri in più, quindi 250 ml che poi diventano diluiti con l'acqua 4 litri, quindi direi non male. In più avete il bike protector, questo qua, che è da mettere sulla bici dopo che abbiamo effettuato il lavaggio, e il pannettino in microfibra per stendere appunto il bike protect. In più all'idropulitrice io vi consiglierei, per avere un lavaggio ottimale e per avere la bici pulitissima, di utilizzare per la trasmissione il drivetrain cleaner o comunque un pulitore che utilizzate solamente per la trasmissione, perché ovviamente se abbiamo utilizzato la bici per un po', soprattutto in inverno magari, e il grasso della trasmissione si è diciamo impastato con il fango, solamente diciamo il pulitore rosa che conosciamo tutti non scrosta tutto. Quindi vi consiglio questo, perché due spruzzate veramente tirate la trasmissione a lucido, e poi per il resto utilizziamo questo con la idro. È super super easy, mi sono portato anche tutte le spazzole per pulire la bici bene. Io di solito uso questa grossa, che questa cosa la sto utilizzando da più di un anno ed è ancora perfetta, e utilizzo lo spazzolino classico da doccia, diciamo da bagno, che trovate praticamente a pochi centesimi per la trasmissione, perché lo tenete saldamente in mano e potete pulire il pacco pignoni e la catena tranquillamente. In alternativa c'è quello di Makoff, che ha la spazzolina così e le spazzole lunghe per pulire anche all'interno del pacco pignoni. Con la idro abbiamo la lancia, che adesso vi farò vedere con il montaggio, la prolunga per la lancia e la idro in sé, che vedete qui. Tutta plasticosa ovviamente, anche se secondo me come colpo d'occhio generale è super figa, perché ovviamente la plastica rosa fluo, shocking, fa il suo effetto. Secondo me è fatta bene perché è tutta bene strutturata. Abbiamo il porta accessori perché abbiamo diverse lance, abbiamo una lancia diciamo neutra, una dedicata al mondo bici, che come potete vedere qui, e una dedicata al mondo moto. Vi faccio vedere, gli ugelli sono leggermente diversi. Uno diciamo che nebulizza di più e uno è un po' più a getto, ma poi ve li faccio vedere in azione, vi faccio vedere le differenze. E in più abbiamo il cavo da cui collegare la lancia e il nebulizzatore per il prodotto Makoff, che è quello che fa la differenza. A differenza dell'utilizzo classico con lo spruzzino a mano, utilizziamo pochissimo prodotto con l'idropulitrice, e secondo me è uno dei primi vantaggi che porta l'utilizzo di questa idro rispetto all'utilizzo a mano. Andiamo a strutturare il nostro cavo, devo dire è anche abbastanza lungo. Adesso andiamo a sciacquare la bici al volo, quindi montiamo la sua prolunghina, tec, montata, mettiamo il cavo qui sotto, tutto sgancio rapido, quindi super veloce. Questo che vi consiglio sempre di toglierlo, che è l'attacco per lo sgancio rapido dell'acqua, perché se lo riponiamo con questo avvitato dentro alla borsa ci prendete contro o riceve un urto, può rompersi, e se rompiamo questo attacco siamo finiti. Grazie Gobbo. Colleghiamo qui davanti, anche in questo modo super facile. Qua si accende,
dobbiamo aprire l'acqua per primo. Proviamo il supportino, diciamo, standard, MacOff marchiato. Abbiamo acceso l'acqua, andiamo a accenderla. Si carica il motore, va in pressione. Una volta che andiamo a far pressione, vedete che comincia a spruzzare. Questo è l'oggetto base. Adesso vi cambio al volo, vi metto l'altro per farvi vedere come va. Tanti mi hanno scritto che secondo loro questa idropulitrice spinge poco. Secondo me non è proprio uno svantaggio per quanto riguarda le bici, perché non andiamo a rovinare, soprattutto non andiamo a spingere acqua dentro tutte le parti più delicate, quindi i cuscinetti, le tenute, le sospensioni, tutte quelle parti che possono rovinarsi poi con la pressione dell'acqua, che è super sconsigliata, o soprattutto magari anche con le e-bike. Questo è molto più easy come detto, come potete vedere non spinge tantissimo, e questo è quello dedicato alla bici, infatti quello più blando di tutti. E proviamo per ultimo quello dedicato alla moto. Poi secondo me si può andare un po' a preferenza, un po' a scelta. Infatti quello della moto, come potete vedere, è molto più diretto e spinge molto di più, magari per le parti come le ruote, che sono quelle che accumulano più sporcizia, può essere super indicato. Ovviamente non siamo attaccati al telaio con il getto, perché come vedete spingere l'acqua all'interno delle fessure non è sempre il massimo. Se siete sul telaio ci può stare qua, ma quando arrivate vicino alla serie esterto, i paraoli, la trasmissione, cerchiamo di stare un po' più distanziati. Come potete vedere, per un risciacquo super veloce andrebbe già benissimo così. Ovviamente la bici non l'abbiamo usata tantissimo, oggi era abbastanza liquido il fango, non è molto appiccicoso, e secondo me se fate un giro veloce e volete risciacquare la bici che la usate magari il giorno dopo, potrebbe già andare benissimo così. La trasmissione però sarebbe meglio sempre pulirla, perché soprattutto in inverno accumula fango, come potete vedere sembra pulita, ma una volta che poi andrà ad asciugarsi vedete che il pacco pignoni è ancora tutto sporco. Quindi andiamo di trovare la trasmissione al volo. Come vi ho detto, bastano proprio 3-4 spruzzi. Prendiamo il nostro spazzolino, ho trovato ancora lo MacOff che avevo. Andiamo a dargli una pulita così, molto velox. Io vi consiglio, prima di passare al nebulizzatore rosa, di pulire la trasmissione. Dice qua la bici, pulire la trasmissione e poi passiamo con la schiuma, così almeno la trasmissione è già pulita e la andiamo solamente a ripassare. Accumulano sempre un sacco di sporco. Tec, la corona allo stesso modo, e passiamo anche la catena. Se avete il macchinino per pulire la trasmissione, quella specie di scatoletta dove infilate la catena, fate la trasmissione e pulisce perfettamente la catena, molto meglio. Altrimenti già così secondo me fate un lavoro più che buono. Come potete vedere sta scendendo un sacco di sporco, probabilmente Pialo non aveva mai lavato così bene la trasmissione. Come ha questa impressione, Andreino? L'importante è che faccia quel rumore lì. Quale pezzo? Quello. Come detto, è un'operazione da pochi minuti e già solamente risciacquando adesso vedrete che diventerà super pulita la trasmissione, perché questo veramente fa un lavoro incredibile. Diamo una risciacquata al volo. Direi perfettamente pulita. Adesso prendiamo la nostra idro, andiamo a cambiare l'accessorio. Super easy, prendiamo il nostro classico MacOff, infiliamo la cannettina di silicone, avvitiamo il tappo, togliamo la nostra prolunga e andiamo ad attaccarla così. Qua sulla parte superiore possiamo scegliere quanto nebulizzare il prodotto, abbastanza dura, fa praticamente un giro di 180 gradi e basta. Io lo tengo al massimo perché sfrutto al massimo la nebulizzazione, così da consumare meno prodotto. Guardate il livello adesso dov'è, vi faccio vedere a spruzzare completamente la bici quanto ne utilizziamo. Una spruzzata è fatta. Facciamo dall'altra parte. Guardate quanto abbiamo utilizzato, praticamente un dito neanche. Fate conto che è così, lasciate la bici un attimo a riposare, lasciate levitare il MacOff sulla superficie del telaio, prendete la spazzola,
la classica spazzola. Oppure potete anche lasciarlo così, perché il macaco comunque agisce anche senza passarlo. Ah, tra l'altro consiglio che non ho fatto neanche io è quello di bagnare la spazzola. Vogliamo ricordarlo che il prodotto è naturale. Ah sì, assolutamente. Bravo Andreino. Il prodotto MacOff, sia il rosa che il drivetrain, è completamente biodegradabile. Naturale, non so se è naturale, però è biodegradabile. Quindi non mi bruci le erbe. Anche se siamo sul prato, andate super tranquilli che non rovinate niente. Ovviamente se avete l'orticello con i pomodori e le zucchine, magari non puliteci sopra la bici. Però diciamo che se siete in un prato non correte il rischio di rovinarlo, visto che direi che l'ambiente vuole sempre la sua parte. Sempre bella vederla pulita sta bici. Seguo sempre l'ordine di pulire prima il telaio, le sospensioni e poi per ultimo le ruote, che sono di solito la parte che accumula più fuoco. Evitiamo qualsiasi rischio di graffiare le superfici. Grazie Andrino, grazie. Ci tengo che la mia bici sia pulita bene. Sei bravo a fare il pensionato che indica le cose, il cantiere. È un dono. È un dono, eh? Ce l'hai o non ce l'hai? Tu ci nasci. Madonna, che inquadrature che fai Andrino. Movimenti di macchina da Michael Bay questi. Anni e anni di fisheye iscritti. Anni e anni, sì. Per piegato. Adesso andiamo a cambiare di nuovo la lancia, rimettiamo il nostro getto normale per risciacquarla. Ebbene, direi che siamo arrivati a finire il nostro lavaggio. Di solito io la passo con il compressore, perché non mi piace lasciare la bici ad asciugare così. Compreso, come vedete, la confezione, abbiamo il nostro pannettino in microfibra e il protector. State attenti perché questo non va assolutamente sui dischi, altrimenti fate dei lunghi della vita, direi che non è il caso. Il pannettino ha due strati, uno più aggressivo e uno più liscio, magari partite con quello aggressivo. Ovviamente passate il telaio. Io la passo anche bagnata, perché almeno l'effetto del silicone fa anche andare via un po' di più l'acqua. È rimasto un po' di sporchino, ma se lo togliamo. E quando invece arrivate vicino alle sospensioni e vicino ai dischi, lo passate sul panno così e a mano passate. Come diceva il nostro buon Luca Lutz, sugli steli i prodotti siliconici magari evitiamoli. E quindi la passiamo bene bene. La figata poi del protector è che la fa diventare tutta bella lucida, sembra praticamente nuova, anche se la bici ha qualche segnetto. Direi che l'ultima cosa da fare, l'olio della catena. Ovviamente qui adesso abbiamo la catena bagnata, io ve la un'oliatina così giusto per farvi vedere, ma andrebbe prima asciugata e poi ingrassata, perché altrimenti rischiamo che faccia la ruggine. Quindi direi che avete visto un po' come funziona, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Secondo me è un prodotto valido, come vi ho detto, in tanti mi hanno detto che non è un idro molto potente, però secondo me per l'utilizzo bici moto potrebbe essere una buona soluzione, perché non rischiamo di andare appunto a rovinare, a spingere troppo sia sulla vernice che su tutte le parti sensibili delle nostre biciclette. Come avete visto, gli accessori compresi in confezione sono tanti, e secondo me uno dei punti forti di questo prodotto è il fatto che utilizziamo veramente pochissimo detergente. Lo nebulizziamo tanto, due spruzzate, spazzola e via. Ovviamente se volete fare una pulizia a fondo e fatta bene, vi consiglio cavalletto, smontare le ruote e pulire prima il telaio e poi le ruote. E quindi non fate come abbiamo fatto noi, che l'abbiamo fatto solamente per farvi vedere il funzionamento della idro. Come vi ho detto, è un prodotto che è fatto completamente di plastica. Teniamolo con cura, perché secondo me se non prende botte, se non sta al sole e se viene trattato in un certo modo, può durare secondo me degli anni. Fatemi sapere poi sotto cosa ne pensate, se qualcuno di voi è già in possesso di questa idro, e fatemi sapere cosa ne pensate, se magari è un po' che la state utilizzando, avete feedback un po' più a lunga durata rispetto ai miei. Tra l'altro vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link per andare a vederla sullo shop di 4Gwimp, e vi lascio anche il codice sconto per pagarla giusto un po' di meno rispetto al prezzo di listino, che dovrebbe essere sui 150 euro. Quindi da questo video è tutto, grazie mille a Pialo che ha fatto da cameraman per questo super video di pulizia e tecnica. Noi continuiamo con i nostri giri e le nostre pulizie, perché là c'è la mia iettona che mi aspetta, e noi ci vediamo domani con un prossimo video.